anni il rap italiano è cresciuto molto e la scena è diventata sempre più vasta. Tra i molti artisti usciti recentemente ci sono diverse donne che hanno iniziato a pubblicare brani diventati virali, dimostrando a tutta la scena il loro potenziale. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un fenomeno di nicchia, oggi sta macinando grandi numeri e costruendo una larga fan base. Il dualismo tra Chadia Rodriguez e Beba ha aperto gli occhi del settore durante il 2018. Nelle storie questi rapperini, si vede che ti fai strada, sono di boh. C'è una sola pantera in questa giungla e poi arrivate tardi, ho già piantato i canini. Le due rapper torinesi iniziano percorsi paralleli, raggiungendo entrambe un immediato successo e scambiandosi anche frecciatine più o meno velate in uno scambio di dissing infuocato. C'è questa cretina che dissa, dal vivo è cortese e ti fissa. Ragione per cui Shadia è screditata, l'unica in Italia non sembrerà una sfigata. Sono figa, sono mitra nel tango, la figa armata, sembri un altro rapper triste solo per la fidanzata. L'hype che si crea attorno alle due nuove proposte scuote la scena, che adesso vuole una regina. Chadia firma con Yalla Movement di Jake La Furia e Big Fish e pubblica una serie di hit che la rendono la novità del momento. Da Fumo Bianco, nascosta mentre piango, e soffio in aria questo fumo bianco. A Beach 2.0. Che fogli fa sta ragazzina del bled, occhiali da sole coi led, canne da 4 cm senza che manco c'ho il dread. La rapper, classe 98, raggiunge subito grandi numeri e nel 2019 pubblica l'EP Avere 20 anni per Sony Music, iniziando a riempire i locali con le sue date. Beba nel frattempo pubblica diversi freestyle su Instagram ed esce con la super hit Trend. Cioè boxer supreme, visto questo sono il trend, quindi spostati. Baby stanno meglio a me, tuoi boxer supreme. Il brano apre le porte ad una serie di singoli fortunati che aumentano sempre di più il suo seguito. Da Banda a Gruppi, brano prodotto da Lazza. Dalla colorata Chicas alla rabbiosa Morosita. Mortale come un mitra, dolce più di una morosita, ti attiro calamita, più bugiarda di fibra. Un'altra donna che sta facendo fuoco e fiamme nell'hip hop italiano è Priestess, rapper di tanta roba label scovata da Jamie Tights e Mad Men che la includono in vari brani, come i recenti AR e Giuro Che, appartenenti ai loro ultimi progetti. Tu non fare la bitch, non parlare mai di me, non sarò il tuo nuovo trend. Sciacquati la bocca, acqua di rugia da acqua di Chanel. Cucino roba nuova, crema, mascarpone. Priestess la tua religione. Non mi fermi baby Wonder Woman, dei miei sogni, dimmi che ne sa. Nel 2017 pubblica l'EP Torno Domani, che vede all'interno i brani con cui si è fatta conoscere in tutta Italia, come Maria Antonietta e Amica Pusher. Amica fa la pusher, so fly, sempre in giro con le buste. Uno stile originale e un timbro unico rendono Priestess la rapper atipica su cui puntare per il futuro. Il suo nuovo singolo del 2019, Brigitte, lo dimostra. Nuovo inno della nazionale femminile, sono in Serie A. Sì, quest'anno si farà favile, l'ho giurato su mamma e papà. Tra le molte rapper che si stanno creando uno spazio, troviamo Leslie con il suo flow e le sue punchline. Ha pubblicato nel 2018 brani come Oh My Goodness e Psycho Pussy ed è uscita poche settimane fa col nuovo singolo Dammi Corda. Oggi ho spezzato il cuore di chi mi amava, ho perso la testa per una troia, lo starmi addosso mi manca l'aria, anche la droga oramai mi annoia. Toma Gatta invece inizia a rappare giovanissima, creandosi col tempo un percorso musicale solido e nel 2018 pubblica l'album Serena Variabile, che vede tra le collaborazioni al suo interno anche Lyong. Il tuo tipo mi guarda come un film porno, tutte queste squi prodotte da non so chi, passano da Dawson's Creek a sentirsi tutte tra qui. Tra le nuove leve troviamo volti interessanti e dal potenziale ancora non del tutto espresso, come Flora, la scommessa genovese di Duke Montana che recentemente ha firmato per la sua nuova etichetta Casal. Non mi dire come fare, non mi dire mai, sto pensando a fatturare mica a fare hype. Con la freschissima Indaco, uscita a marzo con l'intrigante singolo Cocco. Ma Flo sa di Cocco, lo so che in fondo you hate me, per sta roba tu stai sotto, sei il più forte fatti sotto.
La lista di nomi da tenere d'occhio non finisce qui. Troviamo infatti anche Doll Kill, che dopo un 2018 che ha visto all'attivo 3 singoli è attesa nel nuovo anno per una riconferma. Ma anche giovani promesse come Lasna con la sua voce avvolgente. La milanese Yvonne, uscita a gennaio con il video di Ice. Come si deve, dentro al bicchiere, tutte le sere, metto del ghiaccio tritato per bene. La salernitana Bonnie P, che con Rieste senza me ha superato le 100.000 views. Senza me, non sei addosso un gomo, facendo poche. E la sensazione del momento Madame, che ha raggiunto con il video di Chiccherie più di 1 milione di visualizzazioni, facendo parlare per il suo flow e il suo particolare stile. Certe sere in cui mi manca merda e ciccarie, uscire con due calice le ciccarie. Quale tra queste è la vostra rapper preferita e chi secondo voi è destinata a diventare la regina del rap game italiano? Ditecelo nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Sono Chiara e questo è Pop Tender dal giorno 1.